Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora dentro immersi nella stagione corrente di quest'anno 23-24, ma no che il futuro ce l'abbiamo sempre, anche perché sia dal punto di vista sportivo, con tutte quelle che sono le vicende che ci hanno portato quest'anno a non giocare la Champions, quindi all'ambizione attuale di arrivare e tornare in Champions, sia perché come ogni anno iniziano a venire fuori ben prima della fine della stagione le ipotesi di maglie dell'anno successivo. Chiaramente questa volta le indiscrezioni di Adidas, la scelta stilistica grafica che avrà Adidas per la maglia, per la terza maglia probabilmente del prossimo anno, iniziano a venire fuori queste informazioni, queste immagini, queste idee che di fatto non sono mai 100% accurate, non sono mai 100% definitive, confermate, ufficiali, però di fatto una buona percentuale di probabilità che poi le maglie siano così, con questo tipo di dettagli, con questi colori, eccetera, eccetera. C'è una maglia che nella storia degli ultimi 15 anni di Juventus non ha mai avuto alcun problema, è la maglia nera, sfondo nero, quindi totalmente nera, con i dettagli tendenzialmente giallo-oro. Poi sul giallo-oro possiamo veramente aprirci una discussione su cosa preferiamo tra le due gradazioni di colore, che poi sono molto simili. Questa volta però quello che ci interessa di più, e potrebbe essere di fatto verosimile, perché poi è un po' un ritorno alle origini che in questo momento serve moltissimo, e chiaramente dal punto di vista del marketing, della promozione commerciale, insomma, è furbo. Ritorno alle origini serve moltissimo per ritrovare coesione, unità di intenti, cosa che si è persa negli ultimi tempi, e per i risultati, e perché chiaramente tutte quelle modifiche, quelle vicende, modifiche, cambiamenti, evoluzioni, dal punto di vista dirigenziale, anche non, quindi anche tutte le questioni extracampo, in campo, eccetera, eccetera. Come vi metto qua un'immagine, ma probabilmente l'ho anche utilizzata come immagine copertina, probabilmente Adidas torna a riporta il logo, non solo il logo di Adidas vecchio, il famoso trifoglio, ma anche lo stemma della Juve vecchia, uno degli stemma più, sicuramente più ben visti, ben voluti, nostalgici della storia della Juventus, che non è quello precedente al logo attuale, ma quello prima ancora. Come vedete dall'immagine, probabilmente il ritorno alle origini non è solo per Juventus, ma anche per Adidas, perché sembrerebbe che andrà quindi a inserire il logo chiaramente del brand Juventus e del brand Adidas nella versione più vecchia. Appunto per ricalcare questo ritorno alle origini, per creare un po' l'effetto nostalgia, e chiaramente sulla nostalgia Juventus stessa e anche Adidas chiaramente in accordo, probabilmente ci punta tantissimo. Un po' perché c'è stato il centenario degli Agnelli, quindi il centenario degli Agnelli è una cosa che è nata nel passato e che porta nostalgia, visto che degli Agnelli praticamente non se ne parla più, Elkan di fatto è della famiglia Agnelli, ma non Agnelli. E quindi da questo punto di vista sicuramente calcare un po' la mano su questa questione della nostalgia, dell'Amarcord, è una mossa intelligente per la vendita, perché chiaramente sarà una maglia eccezionale, straordinaria, non solo per la questione grafica, ma anche perché sarà solo magari il prossimo anno che verrà proposta così, un po' come fu la maglia del 100, non mi ricordo, 120esimo anno forse, quella famosa che ricordava le maglie passate. E da questo punto di vista è una strategia ottima di marketing, perché è ovvio che anch'io personalmente andrò a comprare una maglia che ricorda tempi in cui neanche seguivo il calcio, perché quel logo probabilmente è degli anni 90. E chiaramente siamo tutti, sicuramente, molto propensi ad acquistarla come ricordo perlomeno. Quindi, da questo punto di vista, strategia riuscitissima se dovesse essere confermata. Comunque, anche la tempistica, ripeto, come detto prima, di mettere una maglia nostalgica che riporta i valori passati del calcio juventino è molto utile nel momento in cui dovessimo ripartire il prossimo anno con una Champions League da fare, con obiettivi più probanti da portare avanti. E da questo punto di vista, una terza maglia così, insomma, potrebbe incutere, non dico il timore degli avversari, ma sicuramente dare un po' di orgoglio personale ai giocatori che andranno in campo. Quindi da questo punto di vista io penso che sia un'ottima mossa. Sul discorso stilistico, grafico, metto un'altra foto, qualcuno ipotizzava che sparisse Jeep a favore di altri sponsor. Questo è il meno, nel senso che poi lo sponsor basta che ci paghi, cioè non a noi, ma alla Juventus, quindi che porti introiti, che portino poi a un bilancio più solido e un calciomercato più interessante. Ripeto, stilisticamente parlando, sfondo nero con dettagli giallo-oro è sempre una mossa vincente, quindi questa ipotesi di maglia, così come la vediamo nella grafica, va bene. Poi sappiamo che questa è una grafica molto abbozzata, sembra quasi fatta più con Paint, nel senso che è veramente forse anche una riproduzione rispetto a certe indiscrezioni che sono girate, più che chiaramente un disegno ufficiale uscito da Adidas.
Se il contrasto è questo, nero, giallo, poi vedremo i dettagli delle spalle, eccetera, eccetera, comunque mi va bene, cioè a livello stilistico sarei molto, molto sia propenso all'acquisto, sia chiaramente perché mi piacerebbe proprio averla, al di là di quello che è il discorso amarcord nostalgico di cui facevo riferimento prima. Quindi questa sembrerebbe la proposta, l'idea, l'ipotesi, ipotesi, chiamiamola così, di maglia, terza probabilmente, perché la nera è sempre stata la terza. Di maglia 24 e 25. Ora abbiamo davvero davanti quasi 30 partite, beh, trentina tra Coppa Italia e campionato, quindi parlare di maglia e di campionato della prossima stagione è forse un po' affrettato, però insomma, visto che la notizia è uscita, inizierei a gustarmi un po' il palato e gli occhi, meglio dire, perché la maglia non me la mangio con queste ipotesi. Noi siamo sempre già avanti, poi chiaramente il cammino, il percorso è lungo, speriamo che finisca quest'anno nel migliore dei modi, per poi iniziare anche con questa maglia nel migliore dei modi il prossimo anno. Ma intanto, piedi ben ancorati, saldi a terra e guardiamo al breve termine, medio termine, perché a lungo ancora ci penseremo dopo l'estate, insomma, dall'estate, diciamo così. Aspetto i vostri commenti su quello che ne pensate di questa prima bozza ipotesi di maglia. E niente, ci vediamo nei prossimi video. Come sempre, forza Juve e alla prossima. Ciao. Forza Juve, la partita di Messi la chiude.